compagne e compagni, cittadini e cittadine, amanti della Costituzione e della democrazia. Benvenuti a questa iniziativa pubblica messa in piedi dal Comitato per la Difesa della Costituzione. Ringraziamo innanzitutto tutti i presenti, le associazioni, i partiti, i cittadini interessati a questa iniziativa. Chiamo subito sul palco della Presidenza Giovanni Russo Spena, costituzionalista, oltre che componente del Comitato Nazionale dei Referendum. Buonasera, vi ringrazio di avermi invitato, ringrazio Andrea Manzi per una introduzione che condivido molto. Vi ringrazio perché tra l'altro vedo che c'è, io conosco un po' Salerno da vecchio campano, vi è questa sera insomma un intellettuale collettivo salernitano presente che credo abbia una funzione importantissima in questa fase, in questo contesto, ed è lo sforzo che noi stiamo facendo in tutta Italia. Questa è una delle prime riunioni territoriali che facciamo come coordinamento nazionale per la difesa della Costituzione, perché il nostro tentativo, poi lo dirò successivamente, è quello di articolare una diffusa presenza su tutto il territorio nazionale di comitati territoriali che possano dal basso, in maniera spontanea, organizzandosi, contaminandosi, possano portare avanti proprio un'idea di società, che è quello di cui io credo abbiamo bisogno. Io farò quindi un'introduzione, spero non lunghissima, per lasciare anche tempo a un po' di dibattito e di domande, di tipo, come dire, tecnico-politico, ma questo uditorio probabilmente la parte tecnica la conosce già bene. È un'occasione molto importante, del resto il Presidente del Consiglio ci chiama con un linguaggio, come dire, alla Saddam Hussein, eh? Dice che il referendum dell'ottobre 2016 sarà la madre di tutte le battaglie, appunto, e noi speriamo che finisca come finì a De Gaulle quando appunto lanciò il referendum, lo doveva stravincere e lo perse. E noi pensiamo che questa sia una battaglia molto importante perché in una fase di grande sfibramento della coscienza democratica, non voglio usare mezzi termini, adesso l'ho detto mille altre volte, in una fase che Gramsci avrebbe chiamato di rivoluzione passiva, cioè una fase in cui l'avversario di classe è all'attacco e addirittura produce una normazione, produce una legge attraverso il valore assoluto del mercato, perché oggi a questo siamo, è il valore assoluto del mercato che assume anche il compito di legislazione, poi farò qualche esempio. Ecco, di fronte a questa situazione noi in questo contesto dobbiamo evitare che passi il plebiscito dell'uomo solo al comando, ma dobbiamo ricostruire una diffusa capacità decisionale, una diffusa capacità di protagonismo democratico, insomma è una battaglia per la democrazia tout court. È importante perché credo che si debba partire da un punto fondamentale, l'abbiamo visto anche nel filmato, che è la resistenza, e la Costituzione è nata appunto dalla resistenza, il punto dopo il risorgimento, dopo un risorgimento tradito anche in qualche modo per quanto riguarda le masse meridionali, con la resistenza noi abbiamo avuto sostanzialmente un secondo risorgimento, un secondo risorgimento che ha completato in qualche modo quello che appunto Gramsci chiamava il risorgimento tradito, che ha recuperato in qualche modo la sconfitta o l'assenza assoluta dell'illuminismo nel nostro mezzogiorno. L'unico, ci siamo molto legati sentimentalmente e filosoficamente all'esperienza della rivoluzione illuministica napoletana, ma come dire, è durata troppo poco ed è stata abbattuta troppo velocemente perché lasciasse in qualche modo dei semi all'interno della società. Quindi noi viviamo in qualche modo in una fase, questo è il primo argomento che volevo dare al dibattito, di rivoluzione passiva, in cui sostanzialmente quella che viene chiamata antipolitica è esclusivamente separazione in qualche modo del cittadino dalla decisionalità, è passivizzazione di massa, mentre noi
pensiamo che il cittadino o la cittadina debba essere portata ad una critica del potere, cioè noi dobbiamo passare dall'antipolitica alla critica del potere, cioè ad una cultura, come diceva appunto Andrea Manzi poco fa, alla cultura democratica. Abbiamo questa occasione da qui a ottobre di una grande discussione, non sarà facile, saremo in qualche modo, tenteranno di abbatterci con una presenza mass mediatica che esclude le nostre ragioni, ma come dire, la presenza appunto territoriale dovrebbe in qualche modo costruire una capacità di controinformazione, una capacità di iniziativa, un'iniziativa che viene affidata alla passione, appunto all'autorevolezza anche a livello locale, viene affidata all'organizzazione sia di forze sociali che di movimenti, dell'associazionismo, di forze politiche. Io credo che avesse ragione appunto il professor Pace quando presentando i lavori, un grosso giurista, presentando i lavori del comitato ieri in Senato, diceva: e in ogni caso questa battaglia democratica va data. Se non la dessimo, anche se la vittoria è difficile, anche se non la dessimo, in qualche modo ci pentiremmo poi per decine di anni del fatto di non aver dato questa battaglia. Ci pentiremmo per noi, per i nostri figli. L'esito peraltro non è scontato, voglio dire subito sul piano proprio tecnico informativo che questo non è un referendum abrogativo, non è un referendum per cui occorre insomma la raccolta delle firme e poi il 50% più uno degli aventi diritto al voto. Questo è un referendum conformativo, confermativo, oppositivo, per cui si va al referendum, chi piglia più voti vince. E quindi una minoranza molto organizzata, molto coesa, molto appassionata potrebbe in qualche modo anche raggiungere un risultato di vittoria. D'altro canto l'abbiamo già fatto, io ero in quel comitato, come allora era un po' più giovane, l'abbiamo già fatto nel 2006. Noi nel 2006 abbiamo sconfitto una riforma, una controriforma, cominciamo a chiamarla controriforma come piace a Rodotà, una controriforma costituzionale i cui connotati e le cui caratteristiche, era quella di Berlusconi Conti, non erano molto diversi da quelli che stiamo discutendo, anzi voglio scandalizzare, per paradosso in qualche aspetto era molto migliore la controriforma che battemmo nel 2006 in quel comitato di cui il compianto presidente Scalfari appunto era il coordinatore. Allora, primo punto, io traccerò soltanto alcuni punti per brevità. Il primo punto di fronte a cui siamo è il crepuscolo del parlamentarismo. Noi dobbiamo sapere che viviamo in una democrazia in cui vi è il crepuscolo del parlamentarismo. E voglio richiamare alla memoria vostra e mia le parole, l'abbiamo visto di passaggio nel filmato, di uno dei padri della Costituzione, Piero Calamandrei. Forse pure lui era, come dire, un conservatore, un gufo, oggi come dice il nostro Presidente del Consiglio, quando parla del comitato, di cui come sapete lo dico non perché creda ai nomi, ma io sono stato allievo peraltro loro anche sul punto di vista universitario, ma insomma quando si parla di Rodotà, di Zagrebeschi, dalla Callassare, di Pace, di Ferrara, di Azzariti e si dice sono dei gufi conservatori, voglio dire, in qualche modo mi si agghiaccia, come dire, il mio senso di indignazione e di rabbia è forte, io mi auguro lo sia anche per voi questo. Dicevano quindi i padri costituenti, in Parlamento la maggioranza, leggo testualmente, non deve essere un ventricolo pronto a trangugiare l'opposizione, né un pugno per strangolarla, né un piede per schiacciarla come si schiaccia un tafano sotto il tallone. La maggioranza, affinché il Parlamento funzioni a dovere, bisogna che sia una libera intesa di donne e uomini pensanti, tenuti insieme da ragionate convinzioni, non solo tolleranti, ma desiderosi della discussione. Chi dice che la maggioranza ha sempre ragione, conclude Calamandrei, dice una frase di cattivo augurio che solleva lugubri risonanze. Il regime parlamentare
a volerlo definire con una formula, non è quello dove la maggioranza ha sempre ragione, ma quello dove sempre hanno diritto di essere discusse le ragioni della minoranza. Io credo che questo passo di Calamandrei sia il senso del costituzionalismo e del parlamentarismo. Io ho sempre creduto, l'ho scritto mille volte nei testi universitari, che la Costituzione nasce come un bilanciamento di poteri, nasce come regole alla maggioranza nel confronto con le minoranze. Ma qui passiamo però a un dato che è anche politico. Dicevo prima che il Presidente del Consiglio lancia l'ottobre del 2016, lancia questa scadenza come un plebiscito. Ma perché? Ma perché? Incominciamo a chiederci. Io ho degli argomenti anche che dovremmo usare poi nella campagna, il porta a porta che dovremmo fare. Ma perché mai è un plebiscito di fronte a cui il Presidente del Consiglio dice: se perdo questo plebiscito va in crisi il governo, quindi una forma di ricatto politico, me ne vado a casa, mi ritiro dalla politica. Stiamo discutendo di una riforma costituzionale. Le costituzioni si cambiano nelle grandi temperie storiche, in Italia è nata dopo la Resistenza, o quando vi sono state delle guerre, o quando vi sono degli sconvolgimenti, per ricreare un equilibrio nella società. Ecco, qui siamo di fronte a dei mutamenti costituzionali e il Presidente del Consiglio dice: è un plebiscito sulla mia persona, è la riforma del governo. Io lo so che ormai, come dire, queste formule, i talk show televisivi, e purtroppo il popolo italiano, lo vedo ogni giorno, non è più abituato alla discussione. Leggevo la settimana scorsa, l'abbiamo discusso a Milano in un convegno, un sondaggio di Ilvo Diamanti. Vi prego, Ilvo Diamanti è serio nei suoi sondaggi, e io conosco Biorcio e gli altri che hanno costruito il sondaggio attraverso le domande. Guardate, è uscito su qualche giornale, ma non sufficientemente. Di fronte alla domanda: secondo voi il Parlamento costa troppo o è ancora utile? L'82% degli italiani, lo dico, è il mio popolo, ma l'82% degli italiani ha risposto che il Parlamento è inutile e andrebbe chiuso. No, noi dobbiamo sapere da dove partiamo. Quando parlo di rivoluzione passiva, lo dico anche perché è il mio mestiere, quando parlo di rivoluzione passiva parlo di questo. Noi partiamo da una situazione in cui la cosiddetta antipolitica, che non diventa critica del potere, costruisce l'idea dell'uomo solo al comando, che attraverso i suoi mass media, attraverso il populismo, e questo devo dire non vale solo per Renzi, a volte vale anche per le opposizioni a Renzi, dirige il popolo in maniera maggioritaria e in maniera autoritaria. E questo il punto politico prima che abbiamo di fronte è questo: il Presidente del Consiglio che dice è una riforma del governo e se non passa il governo va in crisi. Ma come? Ma come? Le riforme costituzionali non le vota il Parlamento? Formalmente non le sta votando il Parlamento con il meccanismo del 138 della Costituzione, cioè quel meccanismo lungo, quel processo lungo appunto che i cosiddetti gufi e conservatori, i padri costituenti avevano costruito? Io non voglio cavarmela con una battuta, però quando, siccome sarà uno dei tre argomenti, l'avete già sentito, l'ha detto ieri e lo vedrete in tutta la campagna elettorale, per vincere il referendum, il primo argomento del Presidente del Consiglio sarà i costi. Risparmieremo sui costi della politica. Beh, noi secondo me dobbiamo lanciare tanti di quei volantini da domani in poi che dice: bene, se chiudiamo il Parlamento, i consigli regionali eccetera, risparmieremo ancora di più, se avremo uno solo che comanda risparmieremo ancora di più. E dobbiamo ricordare che fu Berlusconi il primo a dire: se in Parlamento votano solamente i capigruppo risparmieremo tante energie e tanti soldi. Cioè, noi dobbiamo saper controbattere gli argomenti più pericolosi, perché il referendum plebiscitario lui lo vince così. Guardate che non lo vince nel merito non si parlerà. Lui lo vincerà dicendo: ho ridotto il numero dei parlamentari, poi diremo che non è vero, ho ridotto i costi della politica e finalmente avremo un uomo che da solo potrà decidere insieme alla sua squadra, e quindi il popolo italiano ogni 5 anni potrà decidere se quell'uomo
ha fatto bene o no. Questi sono i tre grossi argomenti dell'ultramaggioritarismo a cui andiamo, e noi dobbiamo saper rispondere a questi argomenti. Questa riforma, incominciamo da qui, dalle strutture, insomma, noi abbiamo tutti un'esperienza, credo, è un'ideologia di sinistra. Incominciamo a collegare innanzitutto questa riforma alle strutture economiche. Beh, questa riforma o controriforma che il governo ha portato avanti è solo la blindatura di un giro di interessi. Poi vedremo come vanno le cose avanti, pure con le procure. Insomma, un giro di interessi che mi pare ormai abbastanza con certezza si possa dire che in qualche modo il sistema finanziario, un sistema finanziario collegato alla massoneria, un cerchio magico Fiorentina Retina, in qualche modo c'entra. Quando si parla di blindatura, io vorrei che noi ricordassimo che già ora, è ancora a Costituzione vigente, e anche per la inettitudine, lasciatemi dire così, l'inettitudine di quale dovrebbe essere l'opposizione parlamentare più forte, la sua mancanza di cultura in qualche modo e di capacità, lo dico da vecchio parlamentare, non li avremmo fatti correre, insomma, e anche per quel sfibramento della coscienza democratica. Beh, noi abbiamo oggi già attuato una riforma della RAI, non so se ve ne siete accorti, che è un po' importante nei sistemi moderni, in cui vi è sostanzialmente un amministratore delegato unico eletto dal Presidente del Consiglio che risponde al Presidente del Consiglio ed è, guarda caso, il coordinatore dei portavoce della Leopolda. Si pensa di mettere mano ai servizi segreti con un uomo che è l'organizzatore della Leopolda, e andiamo avanti così, a capo della Corte dei Conti, e oggi, stamattina, mi dicevano appunto a Roma che il nuovo Presidente del Consiglio di Stato sarà un magistrato che ha partecipato alla Leopolda. Cioè, questo paese, l'Europa c'ha tutto dei grandi problemi democratici oggi, ma questo paese ha questa forma di provincialismo massonico che si sta blindando attraverso questa forma di oligarchia che viene avanti, un passaggio dalla democrazia costituzionale alla democrazia oligarchica, cioè è un giro di interessi che ha conquistato il potere anche in nome dei giovani al comando e così via, mentre io credo che i rinnovamenti siano una cosa seria, non si facciano così, i rinnovamenti dei gruppi dirigenti, che ha conquistato il potere e che vuole consolidarlo. Parliamoci chiaro, a costoro, come a tanta parte della destra dei liberisti e a quelli che danno i voti, non dimentichiamoci che questa mattina, ieri non ci sarebbe stata la maggioranza senza i voti di Verdini, senza i voti del leghista dissidente. Adesso non è che me la voglio cavare con una battuta, ma pure questo dovremmo fare nei comizi elettorali. Noi stiamo cambiando e trasformando radicalmente, a colpi di governo e non di Parlamento, una Costituzione che, ci piaccia o no, parliamo delle grandi culture cattoliche, comuniste, socialiste, liberali, è stata scritta dalla Iotti, da Togliatti, da De Gasperi, da Terracini, da Pertini. Vabbè, adesso ce la cambiano un avvocato di paese, la Boschi, Renzi e Verdini. Questo è il collegamento poi. Vabbè, Verdini, che tra l'altro della massoneria di Gelli se ne intende parecchio, ma pure il sistema, diciamo, Boschi, Lolli, Renzi papà, mi pare che se ne intendano parecchio. Questo è il dato politico che noi dobbiamo portare avanti anche nella nostra campagna, diciamo, quella porta a porta. Questa Costituzione a tanta parte di quelli che hanno votato la controriforma non è mai piaciuta, l'hanno ritenuta appunto bolscevica, come sappiamo. È l'arretramento totale della politica e della stessa statualità di fronte al mercato assoluto, come accennavo, che diventa esso stesso produttore e facitore di norme. Non voglio farla troppo difficile, insomma, ma è un tema giuridico di fondo questo. Dicevo prima, pensate alle strutture economiche europee e italiane. Se vogliamo portare un esempio comprensibile, vi ricordate il pilota automatico di cui ha parlato Draghi? Oppure una Costituzione che è stata già cambiata, è stata già controriformata, quando è stato cambiato l'articolo 81 della Costituzione. Non dimentichiamo, è stato già fatto quello sul pareggio di bilancio,
che cioè ha contraddetto qualsiasi possibilità di una politica economica, non sto parlando del bolscevismo, del comunismo, della politica economica keynesiana, di quella che quando io ero in Parlamento si chiamava facciamo la finanziaria a fine anno, con l'articolo 81 della Costituzione, tu non fai più la programmazione economica, non fai più la pianificazione delle risorse, non incidi più sullo sviluppo, c'è appunto il pilota automatico della Banca Centrale Europea, del Fondo Monetario Internazionale, le cose che del resto abbiamo discusso in Italia e devo dire abbiamo fatto bene a farlo portando l'esperienza di Syriza, l'esperienza Tsipras, l'esperienza greca che dovremmo appunto ricordare anche in questa campagna elettorale. Cioè le istituzioni europee ademocratiche e i grandi fondi di investimento richiamano all'ordine quando i singoli stati in qualche modo portano avanti una politica autonoma sul piano strutturale. E adesso perfino una banca d'affari, ve le ricordate gli analisti della JP Morgan, ordinarono appunto la riduzione degli spazi di democrazia che le costituzioni antifasciste, sto citando fra virgolette perché appunto sono cose importanti, cosa ha scritto la Morgan, cioè una grande banca d'affari internazionale, occorre ridurre, sentite, gli spazi democrazia che le costituzioni antifasciste del secondo dopoguerra hanno garantito ai popoli usciti dalle dittature. In verità mi meraviglio che né il vecchio presidente della Repubblica Napolitano, che secondo me ha grosse responsabilità nell'essere stato zitto, lo dico diciamo senza remore, così come forse uno sguardo dovrebbe darci anche Mattarella, diciamo. Comunque, il governo quindi è prono, in questo senso la controriforma si collega al dato strutturale, è prono a queste richieste, a queste delle strutture ademocratiche della finanza internazionale. Quando ero un po' più giovane si parlava, vi fu una grossa discussione in Italia per quanto riguarda appunto la democrazia, sulla commissione trilaterale. Ecco, guardate che non siamo affatto distanti, le cose dette, scritte oggi sono pressoché identiche al programma della commissione trilaterale. C'è una fase anche questa agghiacciante di Tittmeier, il governatore della banca centrale tedesca, quando è stato varato l'euro, perché anche l'Europa poi in questa discussione, in questi 7-8 mesi dovremo in qualche modo discutere, capire come i trattati vanno cambiati, riformati o abbattuti e così via. Ma Tittmeier impressionò molto, disse quando fu varato l'euro, finalmente gli stati che hanno scelto l'euro hanno scelto qualcosa di moderno e di positivo, cioè hanno scelto che di fronte alla rozzezza, alla volgarità e alla arretratezza delle decisioni prese attraverso le elezioni, finalmente decidono i mercati globali. Viene da lontano questa idea che la democrazia, il parlamentarismo, la democrazia organizzata, l'associazionismo debbano mettersi fra parentesi perché la globalizzazione liberista impone dei tempi, dei ritmi, dei modi, delle decisionalità che vanno in qualche modo ridotte, diciamo, dentro organismi cosiddetti tecnici, ma sono tecnici solo perché non sono eletti, ma che sono organismi politici. Questo è il punto di fondo e quindi la vera posta in gioco, passo alla seconda argomentazione, la vera posta in gioco è in qualche modo il rovesciamento della piramide della democrazia. La base, le strutture sociali su cui si basa la democrazia costituzionale conflittuale devono contare sempre di meno e sempre di più appunto invece contano i vertici della piramide rapportandosi in maniera populista direttamente al popolo. Zagrebeschi appunto diceva l'altro giorno in questa conferenza stampa è il passaggio dalla democrazia all'oligarchia. Quindi questo è il secondo punto di fondo, cioè questa riforma costituzionale è il passaggio dalla democrazia all'oligarchia. I partiti sono stati completamente distrutti e si sono autodistrutti, sono distrutti come canale di organizzazione e partecipazione politica. I partiti sono diventati, parliamoci chiaro, dei consigli di amministrazione,
dei feudi, battuto parlo dei grossi partiti ovviamente, non delle piccole esperienze che abbiano ancora una passione, ma i grossi partiti sono questo, sono dei consigli di amministrazione e la nostra Costituzione, i partiti. Quando hai sfibrato e indebolito i sindacati al punto in cui li hai indeboliti, per cui la Concertazione la sconfiggi da destra, non da sinistra, ma la sconfiggi da destra, e quindi, come dire, non sono ammessi nemmeno più al tavolo della Concertazione i sindacati, anche loro sono gufi, conservatori, sono sorpassati, cioè ci rappresenta i lavoratori, non sta al tavolo in cui si discute del salario, dell'occupazione, dei programmi, ma quelli si vanno a discutere con Marchionne, badate, nemmeno con la Confindustria, perché anche la Confindustria come sindacato è un elemento, si discutono con Marchionne direttamente, con la Marcegaglia, adesso si sta discutendo della privatizzazione dell'Ilva in queste ore, con la Marcegaglia, non nemmeno con il tavolo concertativo. Beh, e poi il punto fondamentale è che noi non possiamo leggere, questo è un terzo punto su cui prestare molta attenzione, perché ovviamente tutti i sondaggi verranno fatti esclusivamente sulla riforma costituzionale, invece noi dobbiamo, il Comitato tra l'altro su questo produrrà del materiale ed è un punto a cui teniamo moltissimo, la riforma costituzionale, la controriforma, come piace chiamarla Rodotà, lo dico per l'ennesima volta perché deve diventare anche il linguaggio in campagna elettorale, va letta nel combinato disposto con la legge elettorale, perché altrimenti noi non capiremmo qual è l'esito. E qual è l'esito? Da una parte abbiamo un Senato, io sono tra l'altro, sono sempre stato presidente, io sono per il monocameralismo, cioè come tutti i comunisti, come lo era Togliatti, dalla Camera dei Deputati col sistema proporzionale. E questa è la proposta che ancora una volta il Comitato fa, quindi mi fa piacere riprendere la vecchia proposta che sempre abbiamo fatto, lo riprende il Comitato invece in cui ci sono insieme più culture, non solamente ovviamente una cultura comunista, nemmeno solo una cultura di sinistra, ci sono le grandi culture liberali, le grandi culture democratiche, culture ecologiste e così via, femministe e così via, ma da un lato abbiamo un Senato con una forma di bicameralismo imperfetto, non entro nei tecnicismi, non vi preoccupate, ma un Senato che non si capisce cosa sia sul piano delle elezioni, nessuno ha capito qual è il compromesso, cioè questi consiglieri regionali che poi devono essere invalidati e diventano quindi eletti dai cittadini, sono dei consiglieri regionali e dei sindaci sostanzialmente, che formano il Senato, con un piccolo problemuccio, che sono quasi tutti all'80-85% di un solo partito, e l'altro problemuccio è che quando da consiglieri regionali o sindaci diventano senatori gli scatta l'immunità, questo per chi sa come stanno andando le cose nel sistema regionale, vedrete che ha qualche importanza quando si arriverà a queste elezioni. Tra l'altro si potrebbe pensare, ma tanto non conta niente, a parte che di soldi quindi non ne risparmiamo, perché vi assicuro che Palazzo Madama non sarà chiuso, i funzionari, gli uscieri non saranno licenziati, resterà tutto in piedi, mentre invece la proposta del monocameralismo con sistema proporzionale, cioè sulla Camera dei Deputati, era la riduzione da 630, ricordatelo, da 630 a 350. Quindi la proposta che faceva, dobbiamo rispondere a lei, la proposta che faceva veramente risparmiare, la proposta di Rodotà, Zaghebeschi, Pace e ultimo Russo Spera, insomma, cioè una Camera soltanto con 350 deputati. Questo Senato non è che non avrà funzioni importantissime, cioè a questo Senato di consiglieri regionali sono delegate le funzioni di controllo, tutte le funzioni di controllo delle leggi regionali, dei controlli nazionali, l'elezione del Presidente della Repubblica insieme alla Camera, la Corte Costituzionale, cioè praticamente tutti gli organismi di controllo saranno dentro la funzione del Senato, quindi il Senato non è vero che non conterà niente, avrà una funzione. Dall'altra parte hai una Camera dei Deputati in cui il numero non cambia, qui le funzioni non cambiano. Non è che si mette mano a un processo anche regolamentare, l'abbiamo fatto mille volte in questi 20 anni, di rilancio del Parlamento, no, un Parlamento che viene ad essere in qualche modo oscurato, viene ad essere sfibrato dal fatto che
se voi ci pensate, è un Parlamento che va avanti con la fiducia su tutte le leggi più importanti. Continuamente, quasi ogni settimana si vota una fiducia, che vuol dire che in merito alle leggi non si discute. Nelle commissioni vi sono gli emendamentoni. Non funziona il rapporto fra l'esecutivo e il Parlamento, cioè sostanzialmente il Parlamento è un Parlamento di ratifica della volontà dei decreti legge e dei disegni di legge del Senato. Di questo si tratta. Davvero lo chiedo appunto al grande giornalista che da quel tavolo. Il 97% delle leggi oggi viene approvato così, oggi viene approvato così. Quindi non vi è assolutamente un ruolo di questo Parlamento di cui parla il Presidente del Consiglio. Cioè andiamo verso una forma di presidenzialismo senza le elezioni presidenziali o di un premierato forte senza le elezioni del Premier, in cui però mancano assolutamente quei controlli, quei balance, come si chiamano nel sistema anglosassone, che in qualche modo sono il controllo del potere. Mancano gli organismi di controllo, mancano gli stati federali. Uno degli elementi, lo dico a tutti i regionalisti, i compagni regionalisti, gli amici regionalisti presenti, che hanno studiato molto sul Mezzogiorno, alcuni me li ricordo e li riconosco, una cosa che non si dice è che questa riforma è una riforma di riaccentramento statale, anzi statale, in mano a una persona sub specie Presidente del Consiglio, assoluta, assoluta, perfino la localizzazione dei siti, dei grandi spazi urbani è affidata, vabbè, adesso a Napoli c'è il commissariamento di Bagnoli, no? A Napoli c'è il commissariamento di Bagnoli, il commissariamento della Terra dei Fuochi a Giugliano, c'è il commissariamento a Taranto, c'è il commissariamento in Val di Susa, c'è il commissariamento in tutte le zone della Papuglia in cui sono previsti gli inceneritori. Insomma, questo sta già avvenendo senza che il popolo italiano, forse perché nessuno glielo dice, non siamo in grado di dirglielo, abbia detto nulla su questo. Raccontavo oggi in un'intervista appunto fatta alla città, al giornale locale, che mi chiedeva appunto su questo punto di una conferenza che ho fatto a Lione insieme a costituzionisti europei, e ho incontrato lì appunto una decina di anni fa dei costituzionalisti francesi, non dei bolscevichi, che erano amici di Sarkozy, quindi il centrodestra francese. Beh, a cena dopo questo convegno la cosa che mi chiedevano era, dice, scusa lo sospetto, ma com'è che in Italia avevano letto dei progetti, stanno trasformando la Costituzione in questo modo e non c'è nessuno che si organizza e va a buttare le pietre sotto Palazzo Chigi? Cioè è una roba, sta diventando un problema europeo il modo in cui stiamo andando avanti in questo modo. E la legge elettorale, a cui ovviamente non ne parliamo questa sera nei meccanismi, ma a cui va guardate con attenzione, è una legge elettorale che io credo, se guardiamo i meccanismi precisi, ci fa rimpiangere il Porcellum, su cui la sentenza numero 1 del 2014 della Corte Costituzionale ha detto che è incostituzionale. Io dico, non l'ho vissuto, ero troppo giovane, ma dagli studi fatti ci fa rimpiangere la legge truffa, ma forse, come dice il professor Pace, e sa quel che dice, professore di diritto costituzionale, forse fa rimpiangere la legge Acerbo, cioè la legge fascista, perché il meccanismo è che, a contrario di quando aveva detto la decisione della Corte Costituzionale, somma tre cose che non poteva sommare, e con un grande cinismo e faccia tosta, come si dice da noi in Campania, faccia tosta, hanno fatto, da un lato non sono eletti parlamentari, non sono eletti, salvo forse due o tre del primo partito e due o tre del secondo partito, gli altri sono tutti nominati dalla segreteria del partito con il meccanismo che c'è. È inutile che vi sto a spiegare il tecnicismo, tra l'altro probabilmente lo sapete, molti di voi lo hanno già letto e sentito. Seconda cosa, ancora una volta somma premio di maggioranza e soglia di sbarramento, e somma premio di maggioranza e soglia di sbarramento dentro il ballottaggio, introducendo il ballottaggio. Noi siamo andati a cercare, non solo ma per studio, non solo per propaganda, dove esiste un meccanismo del genere. Abbiamo scoperto che il meccanismo forse più vicino e più simile è quello di Erdogan in Turchia. Insomma, sapere che nel 2016 arriviamo
ad una costruzione istituzionale simile a quella turca, che peraltro ha altre storie dietro di sé, come sappiamo. Beh, insomma, io parlo proprio del piano istituzionale, non è gradevole, perché tra l'altro così una forza potrebbe avere anche il 20-21%. Attualmente, se stiamo agli attuali sondaggi, io non credo mai fino in fondo ai sondaggi, ma se stiamo agli attuali sondaggi, comunque una forza del 30% e una forza del 27% andrebbero in ballottaggio, è vero? Vanno in ballottaggio. Attenzione, non è un sistema di coalizione in cui perlomeno dice fra il primo turno e il ballottaggio discuti, si vede chi ha preso quei seggi, insomma in qualche modo si forma una coalizione. No, è il partito unico, non è coalizione, è partito. Quindi i due partiti che hanno preso il risultato più alto vanno in ballottaggio, passano, poni dal 29% oggi, può essere anche il 21%, può essere qualsiasi cifra, prendono un premio di maggioranza del 55%, con la suddivisione quindi non proporzionale dei seggi. Questo significa, e questo è molto grave, in base alle stesse norme chiave della nostra Costituzione, significa che un solo partito si può eleggere il Presidente della Repubblica, cioè, capite a che cosa arriviamo? E siccome quel partito non è un partito, non lo è nessuno in verità, non è un partito, ma è un partito retto da un segretario che è anche Presidente del Consiglio e che se vince il referendum ce lo terremo probabilmente per un bel po' di tempo. Quindi un uomo, una persona, non sarà mai donna, perciò dico uomo, dovrei dire persona correttamente, ma siccome sono convinto che sarà un uomo, dico uomo, un uomo solo al comando in qualche modo non solo ha tutto il potere, ma distrugge tutti i sistemi di controllo e di garanzia. Quindi noi dobbiamo apprestarci, queste sono soltanto alcune argomentazioni, potrei parlare della proclamazione della guerra, pace e guerra, ma su questo abbiamo fatto un appello specifico che il movimento pacifista sta raccogliendo le firme, cioè anche la dichiarazione di guerra, che è la cosa più importante per la statualità, per uno Stato, tra l'altro c'è l'articolo 11 della Costituzione, in qualche modo dipenderà dalla Presidenza del Consiglio, cioè c'è un accentramento di poteri veramente straordinario. È una battaglia importante che ci dà l'occasione di discutere dopo 20-25 anni di questi temi, questo è il punto fondamentale. Ovviamente come vogliamo arrivarci? Noi vogliamo arrivarci legando strettamente il dato istituzionale, che è un dato anche un po' difficile in qualche modo da spiegare, su cui ripeto il Presidente del Consiglio farà una grande propaganda populista. Noi dovremo sconfiggere la grossa campagna di fondo che il 99% dei mass media porteranno avanti, ne siamo convinti, cioè da una parte gli innovatori e da una parte i conservatori. Noi dobbiamo saper dire che da una parte ci sono invece i conservatori del potere e dall'altra parte gli innovatori dell'autogestione, della democrazia. E quindi come pensiamo di arrivare anche a questo ottobre 2016? Con una strategia referendaria, che oggi è una fase in cui non ci sono grandi movimenti di lotta, o perlomeno si tratta di lotte spurie, in qualche modo separate e disgregate, che non riescono a costruire un movimento sindacale di lotta alternativo. Beh, noi invece dobbiamo a questo punto utilizzare fino in fondo, dimostrandone la bontà, i sistemi di autogestione e di democrazia che la Carta Costituzionale ci dà. Cioè noi pensiamo di collegare a questa grossa campagna per il no al referendum costituzionale dell'ottobre 2016 una strategia referendaria su alcuni punti, contrastando fino in fondo, quindi anche qui una discussione di massa e con leggi alternative che già stiamo portando avanti, già stiamo studiando, sui singoli punti delle riforme Renzi, dicendo non soltanto tu produci un accentramento autoritario, ma tu hai prodotto un impoverimento del paese, perché noi dobbiamo dare il senso di un'idea di società, di un'idea di formazione sociale, questo è il punto, di un'idea progettuale alternativa a quella di Renzi. Tu vuoi l'uomo solo al comando, che la sera delle elezioni si sa che ha vinto e che detiene per 5 anni il potere incontrastato. Noi vogliamo una democrazia organizzata dove il Parlamento abbia il primo posto, dove le associazioni contino, dove i partiti si rigenerano, dove i sindacati in qualche modo possano riprendere ad assumere un ruolo di canale
di democrazia, e lo facciamo attraverso un progetto che unisce istituzione e società. Per cui la nostra idea, l'idea che stiamo portando avanti in tutte le associazioni, anche i partiti, e che sta, i sindacati, che sta avanzando, è quello di collegare al no al referendum costituzionale una strategia referendaria su alcuni punti fondamentali. I punti fondamentali, lo dico in sintesi, poi vedremo ancora, ci stiamo raccordando ai vari movimenti, sono il no al Jobs Act, quindi alla precarizzazione ulteriore del mercato del lavoro, il no al cosiddetto buona scuola, e il punto che riguarda la riforma elettorale, perché come sapete la riforma elettorale non è una riforma costituzionale e quindi si può contrastare con un referendum. Stiamo andando avanti nella discussione, mi pare che si vada avanti bene, la CGIL ha in corso una consultazione dei propri iscritti sui referendum contro la precarizzazione del lavoro. Abbiamo fatto un incontro i giorni scorsi positivo, pare che la consultazione, già questa è importante, la CGIL che consulta tutte le iscritte e gli iscritti e ne esce fuori pare un risultato sull'87% favorevole al referendum, vedete, già i primi passi sono importanti. Sulle trivellazioni abbiamo costretto perfino 5 regioni a muoversi e comunque già delle sconfitte il governo le ha dovuto subire, e comunque vi saranno i quesiti anche no triv, no trivellazioni dentro il pacchetto. Sulla buona scuola tutti i sindacati, sì, dai COPAS, voglio dire, alla CISL scuola, tutti i sindacati hanno aderito, e quindi sarà una grande battaglia, gli studenti eccetera, la possibilità di fare il referendum contro i due punti fondamentali del buono scuola, che sono la scuola di classe, la scuola di censo, la scuola di fine 800. Sul referendum contro l'Italicum abbiamo già la settimana scorsa presentato i quesiti, quindi i quesiti sono già pronti, già presentati alla Corte di Cassazione, aspettiamo gli atti di referendum in qualche modo per partire. Quindi la nostra idea è partire con la campagna per il no alle riforme Verdi, Verdini, Boschi, Renzi, con una raccolta di firme territorio per territorio per raccogliere 500.000, che poi devono essere 600.000 per sicurezza, 600.000 firme per ognuno dei referendum, quindi ci aspetta un grande lavoro, un lavoro molto serio, quindi utilizzare la strategia referendaria anche per rianimare una sinistra che, parliamoci chiaro, voglio dire in maniera secca, perché bisogna sapere la cosa di parte, oggi la sinistra in questo paese pressoché non esiste. Visto che c'è un'occasione di riattivizzazione, ci sono grumi di resistenza che si stanno creando. Io per esempio anche questa sera devo dire, ma ho già fatto 7 assemblee di lancio dei comitati, ero a Pisa l'altra sera, abbiamo dovuto mettere gli altoparlanti fuori, cioè erano 20-30 anni, la mia età è avanzata, ho 70 anni, erano 20-30 anni che non vedevo tanta gente che ritornava alla discussione, ma anche stasera rispetto alle altre volte che sono stato a Salerno vi è un'attenzione, una partecipazione maggiore, forse la strategia referendaria può rimettere in moto, per quel che vale, ovviamente insieme ai conflitti, all'autogestione, ai movimenti che sono il punto fondamentale delle nostre concezioni, può rimettere in moto un processo di sinistra di fronte a una destra così frantumata, al Movimento 5 Stelle che speriamo in qualche modo avanzi insieme a noi in questa lotta, ma la cui cultura certamente è una cultura anch'essa in qualche modo maggioritaria, rispetto soprattutto a un partito della nazione che in maniera autoritaria e da stato di eccezione già praticamente si è formato, io credo che oggi noi abbiamo l'occasione anche di uno spazio politico che sta crescendo. Non è possibile che l'Italia resti, e non ci credo che l'Italia resterà l'unico paese in Europa senza una sinistra perlomeno socialdemocratica, perché i vuoti in politica comunque non esistono. Se non riuscissimo a occuparlo noi con questa strategia referendaria, guardate che andremo verso una catastrofe. La Luxemburg, io ho sempre amato molto, poi richiamata anche successivamente da tanti autori, diceva c'è una fase in cui o è socialismo, cioè avanzamento, o è barbaro. Guardate che se noi questa Europa
non riusciamo in qualche modo a cambiarla nei suoi meccanismi di fondo, beh, già i populismi, i razzismi, questa è un'Europa in cui in paesi che noi crediamo molto civili, come la Danimarca, la Svizzera e l'Austria, le nostre frontiere, stanno utilizzando la legge nazista di confiscare i beni degli immigrati. Ma vi rendete conto a che è arrivata questa Europa? Ha ragione, perfino Obama lo dice, scandalizzato. A che è arrivata questa Europa? Siamo arrivati ad applicare le leggi naziste, e non parliamo della parte economica, la Grecia, Cipras, l'affamamento dei popoli. Io credo che noi abbiamo una grande occasione per discutere, quindi ridiscutere, come si dice in gergo sportivo, i fondamentali. Forse la sinistra può ridiscutere le culture, i fondamenti, finirla con le risse, le rissosità, le piccole difese dei propri ambiti ristretti. Forse possiamo ricominciare a discutere sui grandi temi. Cos'è la democrazia progressiva, collegando la questione costituzionale a quella sociale e facendolo non in termini teorici, astratti, ma facendolo con una battaglia davanti, perché da un lato c'è i Renzi, Berlusconi, Salvini, dall'altra parte c'è il vuoto, quindi forse tu puoi ricostruire nuovi gruppi dirigenti, nuove idealità, puoi ricostruire una capacità di parlarsi, una capacità di stare insieme anche fra diversi. Ecco, io mi auguro che insomma noi non solo a ottobre 2016 vinceremo il referendum contro Renzi, ma forse ne usciremo anche più forti e anche in qualche modo migliori. Già questa sera, ovviamente con opinioni diverse, perché è giusto, non abbiamo tutti la stessa opinione su tutto, soprattutto per quanto riguarda la nostra storia, voglio dire, il nostro vissuto, non è questo che ci deve dividere, appunto, il nostro vissuto, ci deve unire invece alla battaglia comune. Già mi pare che questa sia una sperimentazione, un laboratorio. Il comitato come soggettività in qualche modo si sta formando, deve essere molto aperto, si deve allargare, per carità, non deve ritenersi in qualche modo chiuso o autosufficiente, è bene che si autofinanzi. Insomma, io credo che tante compagne e compagni, mi sento di dire già da queste prime assemblee che ho fatto, che da tempo non, come dire, esprimevano un malessere astenendosi dal far politica, era una critica feroce ma di astensione più che altro, stanno tornando all'attività, all'iniziativa, hanno trovato un terreno che è un terreno favorevole, che è una grande sfida, è la sfida appunto per la democrazia. Io credo che noi adesso da domani dobbiamo appunto partire articolando questa sfida punto per punto sul territorio.